Congratulazioni Giorgio, la tua prima vittoria in una sprint, com'è andata la gara? È stata incredibile, non mi aspettavo di avere così tanto passo, però questo dimostra quanto duro lavoro tutti ci stanno mettendo e quanto siamo cresciuti noi come team in queste ultime tre gare. Da Austin la macchina sta andando davvero alla grande. Non so come sarebbe andata se Max avesse avuto le soft, però comunque ci prendiamo questa vittoria. Tantissime azioni in pista durante la gara, ci siamo divertiti tantissimo. Al terzo tentativo alla fine sei riuscito a superare Max e da lì tutto è andato liscio per te. Sì, è stato davvero difficile perché è una gara a sprint e devi gestire i rischi, e anche se puntavo la vittoria non volevo esagerare nei rischi. E alla fine ho cercato di cogliere l'occasione e la terza volta ci siamo riusciti. Sarà una bella partenza per Mercedes perché avrete entrambi la prima fila per via della penalità di Carlos. Che risultato volete prendere come team? Beh, è impensabile credere che siamo entrambi in prima fila e dimostra ancora una volta il grande lavoro che abbiamo fatto. Sarà una bella lotta, sicuramente Max recupererà partendo da dietro, però con la posizione che abbiamo possiamo anche cercare di puntare sulla strategia e magari puntare direttamente alla vittoria. Carlos, seconda posizione oggi, ma domani purtroppo la penalità. Com'è andata la gara per te? All'inizio non avevi fatto funzionare forse bene le gomme, ma forse le hai disponibili per la fine della gara? Sì, normalmente noi abbiamo un pochino più di degrado rispetto alle Mercedes, e loro hanno spinto tantissimo e ho cercato di recuperare delle posizioni fin dai primi giri per poi portarmi in lotta con Max e Giorgio. Dovevo essere aggressivo perché domani c'è la penalità. E in secondo posto credo che fosse il massimo oggi. Sono contento della mia gara e del passo, solo che le Mercedes sembrano davvero aver recuperato tantissimo di recente e sono davvero molto forti in gara. C'è stato un piccolo contatto tra te e Max, c'è stato anche un danno per lui nell'ala anteriore dopo il sorpasso. Com'è stato? Eravamo al limite, era davvero difficile superare. Sono dovuto andare molto stretto la curva 1 per superarlo, perché la Red Bull, o sei aggressivo in frenata oppure non li superi, perché i rettilinei sono talmente veloci che devi davvero attaccare in frenata. Mi dispiace se c'è stato un piccolo contatto, ma sono le corse, a volte devi attaccare se vuoi far funzionare il sorpasso. La Ferrari ha qualcosa in tasca per domani? Ma abbiamo un buon passo questo weekend, forse però le Mercedes hanno qualcosina in più rispetto a noi. Sarà interessante domani vedere quando tutti proveremo le medie domani come Verstappen oggi, e vedremo come si comporterà domani. Sicuramente sarà necessario superarli in pista domani, perché io parlo al settimo posto, Charles quarto, quinto, e ci sarà bisogno di una bella gara se vogliamo batterli. Ti auguro in bocca al lupo. Luis, veniamo da te. Gara fantastica oggi, hai rimontato varie posizioni e partirai in prima fila domani per quella che ormai è la tua seconda gara di casa. Buonasera Brasile. Devo migliorare il portoghese, ci sto lavorando. Grazie. Sono felicissimo di essere qui. È stato un weekend incredibile. Una giornata difficile ieri, ma che pubblico oggi. Sono partito all'otto posto e ho rimontato lentamente. Congratulazioni a George, ma questa vittoria è dedicata a tutte le persone in fabbrica e a tutte quelle che sono qui, che hanno lavorato tantissimo quest'anno. È un risultato fantastico, entrambi in prima fila domani, incredibile. E dobbiamo lavorare come squadra cercando di tenere dietro gli avversari. Ieri non è riuscito a mostrare il potenziale della macchina, questo risultato possiamo prenderlo come un indizio di quello che può accadere domani? Noi ce la metteremo tutta, senza dubbio. Speriamo di non soffrire troppo il degrado domani, speriamo che sia un bel meteo e allora possiamo avere una bella gara. Vuoi regalare a questo pubblico una vittoria domani? Ma certo, una vittoria qui per il Brasile sarebbe incredibile. Grazie mille. Comunque signori, sempre ora e più che mai, viva la Ferrari! E sempre viva la Ferrari! Ciao!